Marciano Elegante, l'ha detto il nostro parlamentare dentro il Parlamento. Vieni qua, Pietro. Pietro! Vieni qua. Allora, il nostro parlamentare si alza in Parlamento, ovviamente i media non ne parlano, e dice nomi e cognomi di chi c'è in una fondazione, che attraverso le fondazioni oggi, cioè il sistema criminogeno è attraverso le fondazioni, quindi tutto legale. Queste fondazioni hanno degli sponsor e questa fondazione che ha le tentacoli in Parlamento e nel giornalismo italiano è sponsorizzata da chi? Eni, Enel, Edison, Nestlé, Sisa, Lottomatica, ci sono tutti, ci sono Autostrade S.p.A., Cemento, Gioco d'Azzardo, ci sono dentro questa società, questa fondazione che si chiama Vedrò. Il signor Enrico Letta, il signor Alfano, Orlando, ministro dell'ambiente, poi capisci perché le pratiche ambientali qui si permettono trafori, peleni, trafori, sversamenti a cielo, di cazzate, di trafori di pozzi di petrolio a 3 metri, a 3 miglia dall'aria. Perché il ministro dell'ambiente è questa fondazione? Sarà una buona persona, ma perlomeno fondazione, ministro dell'ambiente, e Eni che mette dei soldi, io avrei qualche problema. Poi dopo il ministro dell'ambiente c'è lui, ministro delle infrastrutture, ministro degli appalti, delle infrastrutture di comunione e liberazione, lui è quello uguale alla fila di Fantozzi, vedi? Di Girolamo all'agricoltura, facciamo il biologico, 90% non vuole chimica nelle cose, e come fai a fare il biologico dove c'è una fondazione, dove c'è il ministro dell'agricoltura insieme alla Nestlé? Poi capisci perché non arriva nulla di agricoltori, sì o no? Allora, poi Faidel, passa con Rendà, una canoista, poi Lorenzini, ministro della salute, Corrado Pasta, non può mancare, la Polverini non poteva mancare, Boccia, Carfagna, la Seracchiani e Perenza. Giornalisti, perché bisogna anche capire, direttore della Terza Rete, signor Gianetto, dentro la fondazione, Terza Rete, giornalisti di Repubblica come Curzio Maltese che ci ha massacrato fino a ieri, Facci, Libero, sono tutta gente che va lì e fanno gli assalti killer dell'informazione di professione, mandati e pagati per dire quello che dicono. Questa è la nostra informazione, signori, ecco perché ancora oggi Freedom, House of Freedom, una grande azienda fondata dalla moglie di Ruffel, stai pronto però, dalla moglie di House of Freedom ci mette nella categoria paese semilibero e nella categoria libertà di stampa siamo al 69esimo posto, 69esimo come libertà di stampa, sopra di noi c'è Tonga, Samoa, il Ghana.